Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est. Avete appena visto un pianoforte in metallo? Le note sono 7. Tutti i vari artisti e compositori utilizzano le stesse note e ognuno, grazie alla propria conoscenza, alla propria cultura, alla propria sperimentazione, produce delle sinfonie diverse, delle opere diverse. Non sono un musicista, non vi parlerò di musica, ma conosco abbastanza bene le relazioni commerciali. E quindi le relazioni commerciali sono frutto di un'unione di vari elementi, come possono essere le note nella musica. E ognuno di noi ha un'esperienza, una cultura, un settore in cui opera e produce un qualcosa. Anche a livello commerciale ognuno produce una relazione diversa, dei business diversi, fatturati diversi. Con questa situazione che stiamo vivendo, questa nuova situazione lavorativa, come l'ha definita una ristoratrice, la mia amica, quindi non usando le parole crisi e pandemia, che sono parole negative, ci costringe o ci invita a utilizzare ciò che abbiamo in maniera diversa. Quindi parlo di una mia esperienza di questo periodo. Praticamente prendo la mia rubrica del telefono e vedo un po' di contatti, gente che non vedo da parecchio tempo. Ovviamente parlo di imprenditori, gente con grossa esperienza, quindi qualcuno che ne sa più di me. E quindi vado così a contattare, a chiamare per riprendere i rapporti. E giovedì scorso mi sono incontrato con una mia vecchia conoscenza in un altro settore moda. Ebbene, ci siamo visti con piacere dopo tanto tempo, si è fatta una bella chiacchierata a 360 gradi e quando ci siamo aggiornati sulle rispettive attività, gli ho buttato lì sul tavolo una idea fuori dagli schemi che l'ha molto intrigato e abbiamo messo sul tavolo un nuovo progetto. Quindi ognuno di noi ha nella sua rubrica determinati contatti, quindi ogni tanto, avendo adesso più tempo, conviene andarli a rinfrescare, chiedere come va, salutarli, fare degli incontri così di aggiornamento, e da quel aggiornamento può nascere sicuramente qualcosa. Io periodicamente lo faccio e sto portando a casa tante novità, non tutte di business, ma comunque nascono delle nuove idee. Quindi ora siamo costretti a stare a casa, qui in Russia ancora c'è libertà di movimento, mentre so che in Italia la situazione è più difficile. Quindi stiamo a casa, abbiamo più tempo a disposizione, anziché starci a piangere addosso o ingrassare, possiamo utilizzare questo tempo per leggere un libro in più, per frequentare dei corsi in più, per fare qualche telefonata in più, per pensare in maniera diversa a come uscire da questo contesto. Oggi si parla molto che grandi invenzioni sono nate durante le crisi. Ho visto un video molto interessante che faceva un elenco parlava anche di Shakespeare, di Isaac Newton, che proprio nei momenti in cui sono stati reclusi, anche qualcuno in carcere, da lì sono nate poi grosse idee, grosse invenzioni. Quindi noi siamo adesso limitati nel muoversi, nelle nostre attività quotidiane, ma spesso abbiamo più tempo. Quindi questo tempo dedichiamolo a fare qualcosa di diverso. Abbandoniamo film, spettacoli che vuol dire, non hanno una grossa influenza positiva su di noi, ma possiamo dedicarci a riprendere, a studiare, pensare a qualcosa di nuovo, soli dal cassetto, li tiriamo fuori e ci lavoriamo su. Facciamo un elenco dei problemi che stiamo vivendo e pensiamo a una soluzione degli stessi. Ho letto un articolo di un ragazzo che conosce 4 lingue, è laureato e lavorava come corriere. Ok, fallo per un periodo, per più necessità, però avendo la conoscenza di 4 lingue ed è anche un ex modello di grossi brand italiani. Ebbene, con questa esperienza potessi fare dei corsi di come diventare modello, corsi di portamento in 4 lingue, quindi hai un auditorio molto molto ampio. Quindi le nostre competenze mettiamo a disposizione, oggi con la rete si può raggiungere una quantità immensa di persone e sicuramente molte di queste avranno bisogno delle nostre conoscenze. Quindi siamo costretti a stare a casa, ripensiamo alla nostra attività, ripensiamo il nostro modo di vivere, ma facciamo alcune creatività, facciamo qualcosa al di fuori degli schemi, perché come dicono diversi, non si sa chi appartiene a questa frase, se continui a fare le stesse cose otterrà gli stessi risultati. Quindi se vogliamo qualcosa di diverso, facciamo cose diverse.
con questo video non voglio, come dire, illuminare nessuno e illuminare un mondo nuovo, ma è una raccolta di idee che ho fatto leggendo diversi libri, leggendo diversi articoli, quindi sono i miei 2 centesimi in questa nuova situazione o lavorativa o di vita. Arrivederci e a presto.